4 novembre Firenze celebra la festa delle forze armate con la deposizione della corona d'alloro in Piazza dell'Unità, che coincide con il 58esimo anniversario dell'alluvione dell'anno, con una celebrazione nella cattedrale di Santa Croce officiata da Sua Eminenza Gherardo Gambelli. Il gonfalone fiorentino, attraversando le vie del centro, è arrivato al Ponte alle Grazie, che prende il nome dall'omonima chiesetta della Madonna alle Grazie, a cui si deve il miracolo, quello riferito all'alluvione del 1333, quando questo ponte fu l'unico ad essere stato risparmiato dalla furia delle acque e da dove il cardinale Simone ha benedetto la corona d'alloro in ricordo di tutte le vittime, con il consueto lancio della corona in arno da parte del primo cittadino. Oggi è una giornata che viene sempre ricordata da tantissimi anni, una giornata che è stata una ferita per la nostra città, ma che ha dato anche la possibilità di riscuotere la solidarietà di tutto il mondo, dove tutti i cittadini si sono sentiti fiorentini e sono venuti per dare una mano a Firenze, per dare una mano ai cittadini, agli artigiani, a chi aveva le botteghe, alle grandi opere d'arte della nostra città. Sindaco, un evento che ci tocca da vicino, visto ciò che sta accadendo ancora sul nostro territorio, ma soprattutto per la tragedia spagnola. Ovviamente oggi il nostro pensiero non può non andare alla tragedia che c'è stata a Valencia e la nostra attenzione deve essere a dare la massima solidarietà a tutti i cittadini, all'amministrazione di Valencia, e con la speranza e con l'auspicio, richiamandola anche con un appello, che Valencia possa avere la stessa solidarietà e la stessa attenzione del mondo che ha avuto la nostra città. Oltre a questo, ovviamente dobbiamo lavorare tantissimo per dare risposte sui grandi cambiamenti climatici che ci sono. Come amministrazione comunale siamo all'opera per questo e continueremo a lavorare.